Chemnitz, le manifestazioni di Chemnitz di pochi giorni fa sono stati un vero shock per la Germania, perché abbiamo visto una protesta di massa scatenata da un fatto di cronaca. Due immigrati, due profughi hanno ammazzato un tedesco. Immediatamente la destra estrema ha chiamato per le manifestazioni e sono scesi in migliaia. Soprattutto abbiamo visto scendere cittadini comuni che votano il partito populista di destra, AfD, insieme con estremisti nazisti che alzavano il braccio nel saluto nazista, senza nessuna paura di contaminarsi con questa destra nazista. Questo è il fatto nuovo, però è un fatto che viene da lontano, perché AfD, il partito populista nato nel 13, dopo lunghe discussioni, ha optato per non chiudere sulla sua destra, non chiudere verso una destra eversiva, non cacciare quei funzionari, anche dirigenti, che sin dall'inizio cercavano questa contaminazione. Oggi vediamo i risultati e vediamo anche che in una parte dell'opinione pubblica tedesca, precisamente della opinione pubblica della ex DDR, della Germania orientale, questo fatto viene vissuto come una cosa tranquilla. Infatti AfD, dopo queste manifestazioni contaminate da nazisti, è cresciuta nei sondaggi e rischia di diventare il primo partito nell'est della Germania.